Contemporanea con Londra e New York, Milano ha presentato oggi la 18ª giornata mondiale dedicata all'Alzheimer con la divulgazione del rapporto. A Milano i casi di Alzheimer stimati sono 12.000. 36 milioni nel mondo le persone che ne soffrono. Nessuna possibilità di guarigione, confermano gli esperti nella 18ª giornata mondiale dedicata a questa patologia. Nel rapporto presentato in contemporanea a Milano, New York e Londra, e nel quale una sottolineatura riguarda la diagnosi precoce. Professore, quali sono i primi segnali rispetto ai quali bisogna iniziare a preoccuparsi e a fare delle analisi? I primi segnali sono sicuramente una diminuzione della memoria. È il sintomo principale, questo è il più precoce, però non è quel defiance che possiamo avere tutti, tipo non mi ricordo più il nome di quell'attore. Invece qui c'è la situazione proprio di disturbi abbastanza seri di memoria, cioè è la persona che non ricorda più proprio cosa deve fare, i suoi impegni quotidiani, e comincia a scriversi tutto. È un qualcosa che può precedere l'esordio della demenza di Alzheimer. Prevenire dunque per evitare che la malattia si conclami in modo da ritardare sempre più una condizione che oltretutto diventa difficilmente affrontabile per le famiglie. Ma sulla prevenzione, la prevenzione che viene indicata è quella che serve anche per il cuore. Infatti l'Associazione Americana ha fatto un decalogo: quello che fa bene al cuore fa bene anche al cervello. Uno stile di vita, tenersi sempre molto attivi, le attività fisiche e mentali servono, però questo non significa che se tu fai tutte queste cose non avrai l'Alzheimer. Probabilmente puoi difenderti meglio. Di qui la necessità di sensibilizzare la gente e di mettere in campo un sostegno diverso ai malati e alle loro famiglie. L'amministrazione comunale alcune cose le fa oggi, in particolare rispetto ai posti messi a disposizione nelle strutture, nelle RSA. Noi pensiamo però di dover fare molto di più proprio nel dare gli strumenti al cittadino per capire cosa fare, come muoversi, non farsi prendere dal panico, in particolare i familiari se si trovano di fronte a una situazione di questo genere, ma accompagnare il malato rispetto alle strutture, ai servizi magari già esistenti che spesso si ignorano. Queste sono le primissime cose che dobbiamo fare. L'idea è comunque quella di affrontare anche così una condizione sempre più diffusa e che l'assessore Maiorino definisce emergenziale, la solitudine, con un censimento della popolazione anziana di Milano e nuove misure da mettere in campo.